vertice, un incontro molto costruttivo in un clima collaborativo. Io di fatto ho provato a portare al tavolo quelle che sono le nostre proposte, ossia sostanzialmente serve rivedere un po' l'intero sistema che va dall'emergenza abitativa all'accoglienza delle fragilità al discorso dei rifugiati. Tutto questo in un clima di percorso di legalità e che tenga conto della tutela necessaria delle fragilità. In particolare io ho formulato tra le altre due proposte che sono la messa a disposizione delle caserme, quelle che hanno peraltro gli alloggi di servizio e che quindi potrebbero essere riadattate e predisposte con più rapidità per abbassare le liste d'attesa. Ricordiamo che a Roma sono oltre 10.000 le persone che attendono una casa da oltre 10 anni. Un'altra proposta a nostro avviso interessante è quella di riattivare il mercato immobiliare. A Roma abbiamo oltre 200.000 case trasfitte e invendute, quindi rimettere in moto un settore immobiliare consentirebbe da un lato di abbattere anche qui le liste d'attesa e quindi di velocizzare un po' le procedure sulla dissoluzione per l'emergenza abitativa, dall'altro di riattivare un settore economico che comunque è in grave crisi da parecchi anni. Sindaca, queste le sue richieste, ma esattamente effettivamente cosa avete raggiunto? Effettivamente stiamo lavorando, a breve come tutti sapete sarà emanata questa direttiva, peraltro anche sugli sgomberi, ci saranno delle ulteriori iniziative che il Ministro porrà in essere, insomma mi sembra che ci sia stata convergenza anche su molti punti. Grazie. Grazie. Via Guntadone! Attenzione!